Buongiorno, bentrovati al TG2000. I temi oggi in primo piano. Notte di scontri e proteste nelle piazze italiane, 5 fermi a Torino, 28 in questura a Milano, sfondate vetrine, saccheggiati negozi, sale l'allerta del Viminale sugli infiltrati violenti, non tutte le piazze segnate dagli scontri. Avanza il contagio, fanno discutere i dati dell'ultimo bollettino, gli asintomatici, il vero nodo, almeno 3 ogni 10 infetti e riesplode il caso tamponi, ora si pensa di farli solo ai sintomatici. Non sono criminali né una minaccia all'ordine pubblico, così sui migranti il cardinal Bassetti al rapporto Italiani nel mondo. Le nuove norme, dice il presidente CEI, in discontinuità col passato, restituiscono loro immagine di persone, aumenta il numero degli italiani in fuga dalla penisola e questa è la novità, a partire ora sono le giovani famiglie. E allora in apertura la rabbia esplosa nelle piazze dopo il nuovo DPCM anti-coronavirus. Da Torino a Milano scontri e proteste con scene da guerriglia urbana. Attenzione massima del Viminale per il rischio di tensioni sociali e di infiltrazioni violente nel disagio. Facciamo il punto con Luigi Ferraiuolo. Le piazze hanno cominciato a dividersi ieri sera in tutta Italia, alcune violente come a Milano e Torino, altre tranquille perché avevano già dato come a Napoli venerdì scorso quando la camorra si era infiltrata nel corteo, o perché hanno interpretato correttamente la protesta come Perugia. Oltre un centinaio di persone hanno assaltato Corso Buenos Aires a Milano in una manifestazione non organizzata. Dehors danneggiati, le transenne del Giro d'Italia lanciate nella metropolitana, cassetti rovesciati, slogan contro il governo. 15 le persone fermate e portate in questura e il numero sembra destinato a salire. Diversi fermati anche a Torino, dove gli scontri con la polizia sono stati continui, con diverse cariche. Molti negazionisti nei cortei che hanno attaccato le forze dell'ordine. Due negozi sono stati presi d'assalto e saccheggiati. Dalla manifestazione sono partite anche delle Molotov. Sit-in tranquillo a Perugia, dove contro il decreto del presidente del Consiglio Conte hanno protestato molte partite IVA della filiera enogastronomica. Oggi siamo qua per manifestare per le chiusure del nuovo DPCM. Ma siamo qua anche per le associazioni sportive e per quanto riguarda le palestre e persone che stanno lavorando e facendo del loro meglio per garantire a livello sanitario tutte le disposizioni che sono state emesse fino adesso. Serena e festosa la piazza anche a Napoli, dove il disagio dei cittadini è stato espresso a Piazza Plebiscito. Siamo in piazza per protestare contro queste misure restrittive che non prevedono un piano di ristoro per noi della categoria e questa cosa praticamente ci manderà in bancarotta in tempo 2 settimane. Tu che categoria sei? Ristorazione. Purtroppo è tragica, 5 miei dipendenti ormai già sono in cassa integrazione, oggi abbiamo aperto con risultati terribili. Ma prima delle manifestazioni alle 18 di ieri è scattata la prima serrata. Bar e ristoranti costretti a chiudere le attività, resiste soltanto l'asporto. Adesso con Federico Plotti da Roma e Milano le voci dei ristoratori. Vediamo. Sconforto, tristezza, in alcuni casi una messa rassegnazione. Sentimenti che in queste ore attraversano gli animi di molti ristoratori che ieri hanno dovuto abbassare le serrande alle 18. Si pensa a come non sprecare e non buttar via le scorte alimentari presenti in magazzino e poi a come sopravvivere fino al 24 di novembre, periodo in cui mancheranno gli incassi delle cene. C'è chi cerca di arrangiarsi con il cibo da asporto, con i camerieri che prima servivano ai tavoli, che adesso faranno le consegne a domicilio, ma non è certo la stessa cosa. Qui siamo nel centro di Roma, qualche cliente, pochi per la verità, si è seduto, ma solo per un breve aperitivo. Poi alle 6 del pomeriggio, via tavoli e sedie, via tutto, perché si deve chiudere. Evitare la cena non credo che sia il problema, anche perché non mi fai chiudere, ma è come una chiusura, essendo un posto molto turistico il nostro, dove siamo noi col ristorante. No, non è giusto, nel senso perché secondo me se devi chiudere, chiudi completamente, se no non chiudi affatto. In molti sono stati colti impreparati dal nuovo DPCM firmato domenica. 24 ore per organizzarsi sono poche e non solo per riuscire a smaltire cibo e materie prime già acquistate. Ci sono anche problematiche inerenti a questa situazione, quindi
buttare via la roba e tutto quello che ne consegue. Col delivery ci abbiamo già provato, abbiamo già testato, per noi non è una soluzione assolutamente. Dopo il lockdown della scorsa primavera c'era stata una piccola ma incoraggiante ripresa, ma adesso si torna a stringere i denti almeno fino al 24 novembre e questo vale anche per i bar e i locali che fanno gran parte dei loro incassi proprio la sera. E si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare il decreto legge sui cosiddetti ristori per le categorie più colpite dagli ultimi provvedimenti. Seguiamo su questo Augusto Cantelmi. Dopo le nuove misure di restrizione, tra rabbia e proteste, il governo accelera nel varare le cosiddette misure di ristoro. Per il primo pomeriggio dovrebbe essere convocato il Consiglio dei Ministri per il decreto con i nuovi provvedimenti. Sul piatto almeno 5 miliardi che rischiano tuttavia di essere già insufficienti. Si lavora all'erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese che chiudono e per quelle costrette ad abbassare le serrande alle 18. Inoltre è previsto il rifinanziamento della cassa integrazione per altre 18 settimane. In questo l'Europa può dare una mano. A partire da oggi infatti sono disponibili 10 miliardi del SURE, il programma europeo a supporto della cassa integrazione e del lavoro. Nel decreto ristoro dovrebbero esserci indennizzi per gli stagionali e per i lavoratori dello spettacolo, oltre al credito d'imposta per gli affitti commerciali e per l'esenzione della seconda rata dell'IMU. Governo tuttavia che procede in ordine sparso a criticare il DPCM, oltre al vice ministro della salute Sileri, anche il leader di Italia Viva Renzi. Un invito all'unità invece dal segretario Dem Zingaretti, critiche dalle opposizioni che chiedono la totale modifica del provvedimento, mentre davanti al Parlamento continua la protesta delle varie categorie colpite dalle misure anti-Covid. Ma queste sono ore di tensione anche sui dati dei contagi, 17.000 all'ultimo bollettino, in aumento i ricoverati, a far discutere soprattutto due questioni, la prima legata ai cosiddetti asintomatici, ma anche il capitolo scuola con la didattica a distanza. Letizia Davoli. Come ogni inizio settimana calano i numeri sia dei nuovi positivi che dei tamponi. Su 124.000 prelievi effettuati domenica contro i 161.000 di sabato sono state 17.000 i nuovi positivi rispetto a 21.000 del campionamento precedente, con un tasso di positività che supera il 13%. E quest'ultimo è uno dei dati da tenere d'occhio insieme alla crescita da 719 a 991 del numero dei ricoverati con sintomi, segno di un'evoluzione dei contagi che rischia di sfuggire di mano. E mentre i medici ospedalieri lanciano un appello a non andare al pronto soccorso corso quando i sintomi sono gestibili dai medici di famiglia, scoppia il caso tamponi. Il tracciamento dei focolai è saltato a causa della fortissima richiesta di test, a volte dettata solo dal panico o da protocolli poco chiari, e le regioni, oltre a cercare di rendere capillare il sistema dei prelievi appoggiandosi a farmacie e laboratori privati, chiedono di testare solo i sintomatici, escludendo chi non presenta sintomi. Alla base, spiegano i virologi, l'idea che un sintomatico con tosse e starnuti diffonde il virus molto di più di un asintomatico. Una proposta che ha diviso sia i medici ma anche la politica, e c'è confusione anche nel mondo della scuola, quella delle superiori che in 7 giorni ha affrontato due cambiamenti dettati da DPCM, prima al 50, poi al 75% di didattica a distanza. Noi oggi abbiamo fatto il primo e anche unico giorno al 50 di presenza e 50 di distanza. Domani altro giro, la situazione ci sta pesando in un modo al limite proprio del sostenibile. Desta veramente amarezza trovarci noi scuole per la terza, quarta volta a ripensare il nostro meccanismo quando il sistema dei trasporti appunto è rimasto come era. Noi dobbiamo rimetterci in gioco, noi dobbiamo andare a distanza quando poi certe realtà invece che io trovo essere sempre fonte di rischio non vengono toccate. Insomma, qui qualche risposta ci dovrebbe essere data. Vediamo adesso il virus nel resto del mondo. A preoccupare in particolare la situazione nella vicinissima Francia, riunito in questi minuti il Consiglio di Difesa, si sta per decidere una nuova chiusura totale. Dalla Farnesina intanto l'invito agli italiani: non viaggiate all'estero. Maurizio Dischino.
Bisogna aspettarsi decisioni difficili per superare la seconda ondata di coronavirus in Francia. Il governo infatti sta valutando maggiori restrizioni per prevenire i contagi dopo i 26.000 casi di ieri, 52.000 dell'altro ieri e la preoccupante media quotidiana di nuovi contagi. Il governo francese stima che siano 100.000 casi al giorno tra diagnosticati, non diagnosticati e asintomatici. Le misure da prendere in Francia sono all'ordine del giorno del Consiglio di Difesa e Sicurezza Nazionale convocato per questa mattina e per domani. Nelle città con più situazioni critiche, tra cui Parigi, è già in vigore il divieto di circolazione tra le 21 e le 6. In Francia sono oltre 1.200.000 i contagiati su 43.533.402 riportati alle 10.30 di stamani dalla Johns Hopkins University. A livello globale i morti sono 1.160.098. Gli Stati Uniti rimangono il paese più colpito con 8.700.000 casi, solo ieri quasi 89.000. Ma è in Europa che la seconda ondata della pandemia sta preoccupando. Il più alto tasso di contagi è nella Repubblica Ceca. La Spagna si avvia ad estendere per 6 mesi lo stato di emergenza sanitaria, mentre in diversi paesi come Polonia, Italia e Gran Bretagna si è manifestato contro le restrizioni, in alcuni casi anche con violenza, la Russia ha imposto da domani l'uso della mascherina in pubblico e la chiusura di bar e ristoranti tra le 23 e le 6. L'Italia ha raccomandato di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie. Tragedia in Pakistan per una bomba piazzata in una scuola coranica. Almeno 7 i morti di età compresa fra i 20 e i 40 anni. L'esplosione è avvenuta durante la diretta su Facebook del sermone. Tra i 50 feriti anche alcuni bambini. Siamo a Peshawar, nel nord-ovest del paese. La lezione si rivolgeva a 1.000 studenti, tutti presenti fisicamente nella madrassa. L'esplosivo in una busta di plastica imbottita da biglie di acciaio, per fare ancora più male. A lasciare la busta una persona nota all'interno della scuola, hanno spiegato fonti di polizia. L'attacco al momento non è stato però ancora rivendicato. Sempre più italiani all'estero, lo rileva il rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, presentato stamattina, qui interviene anche il presidente CEI in videocollegamento. I migranti, dice, non sono una minaccia. Alessandra Camarca. Chi si ferma è perduto, lo sanno bene i 5 milioni e 500 mila italiani che negli ultimi 15 anni hanno espatriato, con un aumento del 76,6% di persone in movimento verso l'estero. Lo racconta la fotografia del fenomeno emigrazione scattata dal rapporto Italiani nel mondo 2020, diffuso dalla Fondazione Migrantes, un incremento pari a quello registrato nel secondo dopoguerra. Nel 2006 gli italiani regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero erano 3.106.251. Nel 2020 hanno raggiunto quasi 5.500.000. Le donne sono passate dal 46,2% sul totale degli iscritti nel 2006 al 48% di oggi, una collettività che rispetto al 2006 si sta ringiovanendo grazie alle nascite all'estero, ma non solo. E nell'ultimo anno circa 131.000 partenze, di cui il 41% ha fra i 18 e i 34 anni. A questo si affiancano 26.000 minori, il che significa che in questo momento, ma diciamo nella mobilità anche degli ultimi 2 anni, a partire dall'Italia sono soprattutto nuclei familiari, giovani e con bambini al seguito, soprattutto minori, molte volte non ancora, diciamo, in età scolare. Alla presentazione online del rapporto hanno preso parte il Premier Giuseppe Conte e il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per il quale resta doverosa la cura di ogni migrante, qualsiasi sia la direzione del suo andare e il passaporto in suo possesso. Le ultime modifiche normative, in discontinuità con il recente passato, contribuiscono a restituire l'immagine di migranti e richiedente protezione come persone in carne e ossa, vittime di un sistema globale di iniquità economica e politica, di ingiustizia sociale, e non come criminali o minacce dell'ordine pubblico. Adesso un po' di bellezza tanto preziosa in questi tempi. Inaugurata sabato a Lugo, in provincia di Ravenna, la nuova casa museo dedicata al compositore Gioachino Rossini, uno dei più grandi operisti della nostra musica. Ci accompagna allora nella visita Francesco Durante. Vediamo.
E la musica è il filo conduttore di tutti gli ambienti della Casa Museo appartenuta al nonno di Gioachino Rossini, molto cara al compositore pesarese, pur non avendoci mai abitato. Ma comunque a Lugo di Romagna ci visse da adolescente, nei primi anni dell'Ottocento, facendo conoscere il suo talento. Durante l'anno rossiniano, nel 2018, a 150 anni dalla morte, si pensò di trasformare l'edificio in un museo permanente, allestito ora in modo originale. Nella stanza del prodigio, aprendo gli spartiti, il visitatore si ritrova avvolto dalla musica dell'autore di celebri opere, come Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Guglielmo Tell. Il percorso continua nella stanza della mappa, dove varie cupole di cristallo disegnano la geografia della vita e dell'arte di Rossini. La stanza della risonanza mostra invece una selezione di apprezzamenti sul grande operista espressi da varie personalità della cultura. L'ultimo ambiente è la stanza della dispensa, che evoca la passione di Rossini per la cucina, con le composizioni intitolate spesso ironicamente a nocciole, ravanelli, sottaceti e altre cibarie. Anche qui, aprendo ciascun cassetto della dispensa, si effonde nell'aria l'estro musicale di Rossini. È tutto, guardo insieme a voi le previsioni del tempo dell'aeronautica militare, il TG2000 torna alle 18:30, grazie per l'attenzione, arrivederci.